La sonda Rosetta ha visto cambiare il colore della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante la fase di avvicinamento al Sole. Lo hanno scoperto gli scienziati analizzando i dati dello strumento VIRTIS, lo spettrometro a immagine visibile infrarosso e termico a guida italiana. I risultati dell'osservazione sono stati pubblicati sulla rivista Icarus e riguardano il periodo in cui la sonda dell'ESA viaggiava in un arco compreso tra 100 e 10 km di distanza dalla cometa, la quale a sua volta si trovava a una distanza dal Sole compresa tra i 542 e i 438 milioni di chilometri. Si tratta del periodo immediatamente successivo al tu per tu tra Rosetta e la cometa, avvenuto a agosto 2014, dopo 10 anni di viaggio nello spazio. Quello che ha fatto VIRTIS è monitorare il cambiamento della luce riflessa dalla superficie di 67P, preso come indicatore di una composizione modificata del suolo della cometa, e così ha visto il colore inizialmente scuro farsi prima rosso e poi blu. Quando infatti Rosetta ha raggiunto la cometa, si è trovata di fronte un corpo celeste estremamente scuro, quasi nero. Questo accadeva perché la cometa era in grado in quel momento di riflettere appena il 6% della luce solare, perché gran parte della sua superficie risultava coperta da polvere scura e secca, mescolata a minerali e a sostanze organiche. Alcune zone erano più chiare, altre meno. Le aree in cui erano maggiormente presenti sostanze organiche erano rossastre, mentre quelle più ricche di ghiaccio erano blu. Man mano che la cometa si avvicinava al Sole, il ghiaccio nascosto sotto la superficie di 67P iniziava piano piano a sublimare, trasformandosi nella nuvola di gas che avrebbe poi contribuito a formare la coda della cometa. Dopo questa fase, a rimanere esposto sulla superficie è rimasto un materiale più fresco, maggiormente riflettente. Inoltre più ghiaccio è rimasto scoperto e questo ha fatto sì che la cometa apparisse blu. Secondo i dati, la luminosità della cometa ha avuto un incremento del 34%. In 3 mesi di osservazione nella regione di Imhotep, la luminosità è variata tra il 6,4 e il 9,7%. La superficie di 67P si è quindi palesata come dinamica, una superficie che cambia in relazione alla distanza dal Sole e delle attività cometarie, ha spiegato all'ESA il principal investigator di VIRTIS, Fabrizio Capaccioni. Abbiamo iniziato ad analizzare i successivi set di dati e possiamo già vedere che il trend continua anche nelle osservazioni successive a novembre 2014, ha detto. L'evoluzione della superficie della cometa è un aspetto che finora non era mai stato osservato. Matt Taylor, Rosetta Project Scientist dell'ESA, guarda già i dati che verranno esaminati e che mostreranno un'evoluzione ancora più completa di 67P in tutto l'arco della missione. Ideata almeno un quarto di secolo fa, la missione Rosetta è già entrata nella storia. Il 12 novembre 2014 la sonda madre ha rilasciato il robottino Phile sulla superficie di 67P, facendolo diventare il primo strumento costruito dall'uomo a toccare il suolo di una cometa. È stato un viaggio lungo, complesso e affascinante, che non ha mai smesso di regalare sorprese.